L'impegno è di sistema, non ci sono competenze isolate, le scommesse non sono solitarie, le esperienze non restano marginali. È dal cuore dello Stato che la lotta alla droga trova la sua spinta più forte, incontra e coordina l'impegno del privato e del sociale, diventa comunitario e di comunità. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha mantenuto, fra le altre, anche la delega per la lotta alla droga e il suo approccio lo porta ad avere un contatto diretto con le realtà impegnate in quella che è la sfida del futuro. A Cosenza prende parte a un incontro che fa il punto sul sistema dei servizi. Ci sono la Federazione Italiana delle Comunità Terapeutiche, arrivate da tutta Italia, il coordinamento degli enti accreditati regionali, quello delle comunità d'accoglienza. Cosenza rappresenta questo sforzo e questa ambizione, è infatti la capitale del volontariato per il 2023. Il sottosegretario Mantovano dice prima di tutto la prevenzione. Il lavoro serio va impostato e lo si sta impostando dall'inizio dei lavori di questo governo sul fronte della prevenzione, cioè della seria informazione su che cosa sono le sostanze stupefacenti, quali effetti provocano e soprattutto sulla dimensione dell'approccio alle stesse da parte degli adolescenti. Wanda Ferro, sottosegretario all'interno, ricorda come al Ministero ci sia un tavolo dove il fronte della lotta alla diffusione della droga è oggetto continuo di verifiche, poi rinnova il no alla liberalizzazione. Per noi la droga è droga, non ci sono droghe leggere e droghe pesanti, si parte dalle droghe leggere per poi fare ovviamente degli step successivi. Oltretutto non è vero anche la fiab rispetto al quale andremmo ad arginare lo spaccio da parte della criminalità organizzata che dovendo presidiare per droghe più pesanti le piazze certamente non lascerebbe il mercato di quelle più leggere. Siamo qui a Cosenza per dimostrare la nostra vicinanza, la nostra attenzione al mondo delle comunità terapeutiche, del privato sociale, del terzo settore e anche del servizio pubblico che deve essere sostenuto da istituzioni che mettono la persona al centro.